Il tritolo per Nino Di Matteo, quello destinato a far saltare in aria il PM del pool che indaga sulla trattativa Stato-mafia. Questo cercavano i militari della Guardia di Finanza che all'alba hanno passato al setaccio tutta la zona dell'Acqua Santa. Vicoli, condomini, depositi, garage, elicottero in volo, l'intera zona illuminata a giorno e centinaia di uomini del nucleo di polizia valutaria, del comando provinciale e del GICO in azione anche con georadar e ruspe. Riflettori puntati in vicolo Pipitone, in questa strada a due passi dai cantieri navali, storica roccaforte della mafia palermitana che sarebbe stato custodito il tritolo destinato a Di Matteo. A rivelarlo è stato il boss Vito Galatolo, che del mandamento di Resuttana era stato al vertice fino all'arresto nel giugno scorso nell'ambito dell'operazione Apocalisse e che in vicolo Pipitone aveva sempre vissuto. Qui si sono svolti decine di summit, tra gli altri anche quello per decidere la condanna a morte di Di Matteo 2 anni fa. Sono le parole dello stesso Galatolo a fare scattare anche il fermo di Vincenzo Graziano, attuale reggente del mandamento, di fatto suo successore, fermato nella notte in casa sua con l'accusa di associazione mafiosa. Secondo il collaboratore di giustizia sarebbe proprio Graziano l'uomo del tritolo. Lui avrebbe avuto cioè il compito di procurare 200 kg di esplosivo in Calabria e di custodirlo proprio in un locale all'Acqua Santa. Nulla però è stato trovato durante le perquisizioni di questa notte. Anche Graziano, come Galatolo, era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Apocalisse, che aveva portato a oltre 90 arresti, ma era tornato in libertà a luglio per decisione del Tribunale del Riesame. Una strada diversa aveva scelto Galatolo, che subito dopo l'arresto ha deciso di collaborare con i magistrati, parlando dell'attentato a Di Matteo, voluto da Messina Denaro, come di un progetto ancora operativo e rivelandone i minimi dettagli. Anche alla luce delle sue dichiarazioni, si era deciso di potenziare le misure di protezione nei confronti del magistrato. La crisi, i turisti che cambiano abitudini con visite, mordi e fuggi, il proliferare di bed and breakfast e in alcuni casi anche grane giudiziarie. Il Motel Agip, voluto da Enrico Mattei, adesso Hotel Idea, chiude e i 12 dipendenti della società Invest, oltre ai 5 della cooperativa che gestisce il servizio e piani, sono senza lavoro. Il fallimento della società Poligest, che aveva affidato la gestione di tutti i suoi mobili alla Invest, porta anche alla chiusura degli alberghi di Catania, Cagliari, Pisa, Torino e Pomezia, 150 dipendenti in tutto. Sullo sfondo il licenziamento è forse una cooperativa di ex dipendenti, ma è solo un'ipotesi. Intanto i sindacati sono preoccupati anche per la situazione dei 27 dipendenti dell'Hotel Crystal. La società proprietaria dell'immobile avrebbe infatti chiesto alla società che gestisce l'albergo di lasciare la struttura. I dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione in attesa di capire cosa accadrà. Tosse persistente e fame d'aria, affanno, difficoltà a muoversi o a condurre azioni quotidiane anche semplici, dal salire le scale al vestirsi, sono i principali sintomi della BPCO, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia respiratoria caratterizzata dall'ostruzione dei bronchi e che colpisce 350.000 siciliani. Per loro l'autunno, con le sue brusche variazioni di temperatura e il rischio influenze sempre dietro l'angolo, può rappresentare davvero una stagione infernale. Adesso lo studio Shine, svolto su oltre 2.000 pazienti affetti dalla BPCO, apre la strada ad una nuova possibile terapia che combina due diversi broncodilatatori. Se ne è discusso in un recente convegno a Monaco. L'uso combinato di due farmaci, uno si chiama indacaterolo, l'altro si chiama glicopirronio, che agiscono con meccanismi d'azione complementari, sono in grado di migliorare, di aumentare di 16 giorni su 6 mesi l'attività fisica, i giorni in cui il paziente può fare attività fisica, può svolgere piccole attività.